ringrazio innanzitutto dell'invito che mi è stato fatto per parlare di questo interessante argomento che vuole prima di tutto portare un'esperienza, l'esperienza prima di sacerdote, poi un'esperienza di teologo, perché è importante anche arrivare al nocciolo del problema, e poi anche l'esperienza di esorcista che da qualche lustro metto in atto nella diocesi di Verona. Innanzitutto vorrei partire un po' lontano. Innanzitutto avere una idea molto chiara di quella che è la missione di Maria oggi. Perché molto spesso, quando parliamo della Madonna, abbiamo una idea che Maria è indubbiamente l'intercedittrice di tutte le grazie, il canale in cui il Signore fa defluire tutte le grazie necessarie per l'uomo. È inutile citare Dante, lo conoscete molto bene, meglio di me, per poter dire che chi vuole le grazie e non ricorre alla Madonna è come uno che vuole volare senza le ali. Ma la cosa fondamentale è che la Madonna oggi, in questo momento storico, ha una missione del tutto speciale, o almeno per quello che mi riguarda e quello che vedo dalla mia esperienza. E la missione di quest'oggi è quella di sottrarci dal potere del maligno. Il maligno, fino a qualche tempo or sono, era ben visibile, ben chiaro, anche se le subdole macchinazioni del maligno sono sempre state molto, molto grandi. Ma quello che sta avvenendo oggi è che il maligno ha invaso ogni angolo del nostro vivere. E quando dico ogni angolo, intendo tutto. Quindi di conseguenza serve un'azione spirituale, che è ciò che immediatamente deriva dall'azione dello Spirito Santo, affinché i nostri occhi possano vedere queste macchinazioni. Altrimenti accade che noi cadiamo continuamente, senza anche saperlo, perché la grande difficoltà è che noi accettiamo malvolentieri, è il fatto che il maligno a volte incide nella nostra vita anche senza la nostra volontà, e che quindi ci troviamo esponenzialmente lontani da Dio senza nemmeno saperlo. Il nulla, diceva un letterato, non si sceglie, ci si cade lentamente nel nulla. Allora ecco che, allora, capendo innanzitutto cosa vuol dire diavolo, che vuol dire divisore, uno che divide, tutto ciò che è divisivo viene da lui, mentre la Madonna in Dio è unità. La Madonna ci vuole portare ad una unità con Dio, perché vuole che noi diventiamo in comunione con Dio. Essere in comunione con Dio vuol dire essere in unità con Dio. Pensate al grande mistero di Maria, l'Immacolata Concezione, la incarnazione e l'assunzione. Contemplando questi tre misteri, che sono dogma peraltro, Maria Immacolata, Maria che vive l'incarnazione e Maria che viene assunta in cielo in anima e corpo, noi vediamo la strada della nostra vita. Vediamo come Dio ha fatto grandi cose in lei, a tal punto che in Maria non c'è più divisione, ma c'è una unità completa, totale con Dio. È chiaro che Maria, possiamo ipotizzare, è un'ipotesi questo, che in Maria il diavolo si sia molto scatenato. E quando
nell'esorcismo si nomina la Madonna, e in maniera particolare ciò che è la realtà di Maria Santissima, l'Immacolata Concezione, non vi dico cosa succede. Ma Maria, quando ha vissuto la sua vita nella totale comunione con Dio, ha vissuto tutto ciò che gli è necessario per combattere ogni tipo di tentazione. Ogni tipo. Non pensiate che la vita di Maria Santissima sia stata una vita semplice e facile. Il demonio ha voluto continuamente accanirsi su di lei, ma non li ha scalfita neanche di tanto così, perché in Maria non si è trovato mai un momento in cui la sua mente e tutto se stessa non era rivolta verso di lui. Mai. E quindi quando la nostra mente, il nostro cuore è rivolto verso Dio, noi diventiamo incapaci di cogliere quelle che sono le frecce acute, gli strali del demonio. Ecco perché l'unità con Maria, l'unità completa, il quel di vivere con Maria, in Maria e per Maria, ci preserva da questo. Infatti lo sappiamo benissimo, lo sentiremo in questi giorni, oggi e domani, quando dal libro dell'Apocalisse leggeremo: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la sua stirpe. Cosa vuol dire inimicizia? Vuol dire che la Madonna diventa una sorta di pietra di scandalo per il demonio. Perché? Perché fa memoria che una creatura, una sola creatura al mondo, è riuscita a vincere ogni tipo di tentazione e uscire da questo mondo illesa da ogni peccato, anche il più piccolo. È chiaro che allora a volte dobbiamo cercare in tutti i modi di avere questa sana devozione alla Madonna. Bisogna risanare. E per risanarla bisogna andare fino in fondo al cuore di Maria, al cuore immacolato di Maria, guardare lì, dentro nel cuore, come diceva Santa Caterina da Siena quando immaginava il bellissimo ponte. Leggete quando avete tempo il dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena, quando immagina che per poter arrivare a Dio serve questo ponte, e il ponte è Gesù. E per poter scoprire bisogna salire fino a incontrare, guardare dentro nella ferita del costato di Cristo per poter vedere il mistero dell'amore di Dio. A volte i demoni sono persino obbligati, qualche esorcista lo fa, ma non sarebbe una cosa opportuna, ma a narrare, a lodare le glorie di Maria. Perché? Perché anche davanti anche a Satana, Maria è la più bella. Tota pulcra es Maria. Anche oggi, anche nella gloria del cielo, Maria è sempre la più bella, è sempre la più grande. E molto spesso, soprattutto nell'esorcismo addirittura, viene obbligato a confermare i dogmi mariani, a dire: sì, è vero, Maria Immacolata, sì, è vero, Maria è sempre vergine prima, durante e dopo il parto, sì, è vero, Maria è assunta in cielo in anima e corpo. Cose straordinarie. È chiaro che quando si prega, e in maniera particolare la preghiera del rosario, diventa una potenza impressionante. Noi non possiamo nemmeno immaginare la potenza del rosario. Certo, è un rosario detto bene, come quello che avete detto prima, dopo magari quando siamo da soli, insomma, qualche volta la testa va di qua, va di là, e allora insomma è un rosario così, comunque vale sempre indubbiamente. Ma il demonio in un esorcismo ha detto: quella cosa lì, quella corona maledetta con il crocefisso in fondo,
Ed è proprio questo, perché la corona del rosario, come diceva Bartolo Longo, catena dolce che ci rannodi a Dio. Ma il rosario bisogna dirlo bene, però bisogna meditare i misteri, perché il rosario è una preghiera contemplativa, non è ripetitiva. Ecco, qualcuno dice: ma sì, ma è troppo ripetitiva. No, non è ripetitiva il rosario, è contemplativa. Difatti, quando iniziamo il rosario, che cosa diciamo? Nel primo mistero gaudioso contempliamo, contemplare, mettersi lì davanti al mistero, contemplandolo, meditandolo, andando fino in fondo. Molti santi dicevano che chi si aggrappa al rosario non si perderà mai, ma è vero. E quando siamo con il rosario è come una sorta di filo che ci lega, catena dolce che ci rannodi a Dio, nelle tentazioni, da quelle della carne alle tentazioni di ogni tipo. Bisogna prendere in mano il rosario e cominciare a recitarlo, continuare, riprovare, provare, riprovare, provare, riprovare. E una volta è accaduto che un esorcista ha voluto mettere un rosario addosso ad un ossesso, uno di quelli seri, e quando l'ha messo, immaginate che reazione che c'è stata, una reazione impressionante. E lo stesso ha cominciato a dire: no, non voglio, non voglio, non voglio. Poi, quando lo stesso si è svegliato, tra virgolette, è andato in trance, vedete queste cose qui, a un certo punto non si è ricordato niente, perché questo è uno degli effetti fondamentali per capire se questo è un ossesso o è un malato psichiatrico o cose del genere. E quello che si è ricordato è stato questo: mi ricordo nel sogno che mi è stata posta addosso una corona piena di rose. Questo si ricordava del rosario che gli è stato posto in capo. Una volta, in un esorcismo, il diavolo ha detto: ogni Ave Maria del rosario è come un'ammazzata in testa. E noi vogliamo darcene tante di mazzate in testa, vero? Se è possibile, ecco, se è possibile. Dobbiamo ricordare che la Madonna viene chiamata Regina delle Vittorie, sì, certamente perché è stata vinta la battaglia di Lepanto, ma delle vittorie perché Maria ha vinto su tutto. E se noi siamo con Maria, anche noi diventiamo vincitori, perché Maria ha vinto sul peccato. In Maria non si è mai trovato un istante in cui il suo cuore e la sua mente non fosse stato in Dio, piena di grazia. Questo è uno dei grandi significati che ripetiamo continuamente: Ave Maria, piena di grazia, piena di Dio, piena in comunione con Dio, continuamente piena di Dio. Maria vive la sua vittoria sulla carne, sulla carnalità, ma oggi, in questo mondo che stiamo vivendo, con queste grandi difficoltà che stiamo mettendo in atto attraverso anche questa sorta di legalizzazione degli aspetti più inquietanti della moralità, ci viene veramente da invocare continuamente la Madonna perché ci aiuti, ricordando sempre che i due più grandi miracoli, tre a dire il vero, i tre più grandi miracoli che sono accaduti in questo mondo, i due riguardano la Madonna. Vi direte: ci sono stati miracoli in cui uno ha perso la gamba, gli è stata riattaccata, uno è risorto dai morti, Lazzaro. Questi sono miracoli belli, importanti, certamente, ma ce ne sono degli altri ancora più importanti. Se a un cristiano qualcuno chiedesse qual è il miracolo più importante o i miracoli più importanti, quelli proprio miracoli veri e propri, il primo grande miracolo è l'incarnazione. È
l'incarnazione. Essere concepiti per opera dello Spirito Santo. E qui riguarda la Madonna. Secondo grande miracolo, la nascita di Gesù. Nessuno pensa a Natale che, bene, noi contempliamo il Gesù bambino, facciamo delle belle cose, ma la natività di Gesù è uno dei più grandi miracoli. Maria Vergine prima, durante e dopo il parto. Maria non ha avuto un parto normale. Come è accaduto? Come è nato Gesù? È nato miracolosamente Gesù. Ecco perché noi diciamo Maria sempre vergine. Perché è vero che la verginità è un concetto spirituale, è vero che la verginità è un concetto teologico, indubbiamente, ma è anche un concetto fisico. E Maria partorisce Gesù miracolosamente. Terzo grande miracolo, la risurrezione. La risurrezione di Cristo, un corpo che passa, lo dice Benedetto XVI in maniera straordinaria, il più grande evento della storia. Un uomo che si trasforma e cambia totalmente e completamente nel suo corpo glorioso, da cui deriva tutto il concetto eucaristico. Perché se non comprendiamo che questo è stato un miracolo e che Cristo risorge nella sua umanità e che è alla destra del Padre con la sua umanità gloriosa, come facciamo a capire l'Eucaristia? Come facciamo a comprendere che quel pane e quel vino è il corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo glorioso? La vittoria di Maria è la vittoria su tutti questi piani. Ma ce n'è un'altra. La vittoria sulla superbia della vita. Quella superbia che morirà 3 giorni dopo che siamo stati sepolti. Quanta superbia abbiamo, mamma mia. Mamma mia. La superbia è uno dei più grandi problemi della nostra esistenza. Pensare di fare senza Dio, pensare di mettersi al posto di Dio. Pensate persino oggi quello che sta accadendo nei nostri governi europei e nel mondo, tirar fuori completamente Dio dalla sfera della legge, dalla sfera dello Stato, e lo Stato ergersi da Dio. Nemmeno i totalitarismi del Novecento hanno fatto tanto, i nostri governi lo stanno facendo oggi, ora. La superbia della vita si vive solo con l'umiltà, si combatte con l'umiltà. Il diavolo ha detto una volta in un esorcismo: quanto odio Maria, soprattutto per la sua umiltà. E se vogliamo, e anche ora, dice addirittura, una volta ha detto, non solo perché ha vissuto una vita da creatura nel mondo attraverso l'umiltà la più assoluta e più vera, ma anche ora che è insieme agli angeli e ai santi, la contempliamo molto bella, no? Immaginiamo i grandi pittori, pensate all'Assunta dei Frari, no? Venezia, no? Maria, tutti questi angeli, eccetera. Ma la immaginiamo anche così. Eppure ancora vive intensamente questa umiltà. E se non riusciamo a vivere l'umiltà di Maria, a chiederla e richiederla, Maria, donami l'umiltà. Fammi fare l'esperienza dell'umiltà. E quando la chiediamo, questa viene. Certo che per vivere l'umiltà serve tanta pazienza e tanta forza, perché l'umiltà è la virtù che più ci richiede forza. Sembra il contrario, no? Perché l'umiltà non è la remissività, è tutta un'altra cosa l'umiltà. L'umiltà è quella di far regnare Dio dentro nella nostra vita, dentro nel nostro cuore, dentro noi stessi. Questa è la vera umiltà.
e Maria Santissima l'ha fatto regnare nel suo cuore immacolato, a tal punto che non c'era pensiero di Maria che non fosse il pensiero di Dio. Il contrario di quello che pensiamo noi, no? Di quello che facciamo noi. L'umiltà di Maria Santissima vince la superbia della vita e vince su tutto, perché alla fine i 7 vizi capitali, per chi sa quanti sono e quali sono, ve li ricordate? Spero di sì, hanno come radice, unica radice, la superbia. Il peccato originale fondamentalmente è un grande peccato di superbia. Possiamo fare senza Dio. Il peccato di Satana è un peccato di superbia. Non serviam, non voglio servire Dio, non lo voglio servire. E guardate che questo peccato di superbia continuamente si ripete nella nostra vita, quando invece di cercare in tutto e per tutto la volontà di Dio, vogliamo fare la nostra volontà. E dalla superbia nascono tutte le possibili vizi. Poi è una sorta di riduzione morale che arriva sino lì, tutto ciò che stiamo vivendo, se guardate, ha questa radice. Dobbiamo guardare, fare con attenzione, perché a mio avviso stiamo un po' scivolando in un ulteriore giansenismo. Il giansenismo è una sorta di eresia di qualche secolo fa, che diceva che quello che conta è il merito, no? Allora dobbiamo fare tanto, dobbiamo pregare tanto, dobbiamo fare, perché dobbiamo meritarci, ma cosa possiamo meritarci noi? Guardate che questo è un peccato di superbia, vero? Noi non possiamo meritarci niente, perché tutto quello che viene da Dio è tutta gratuità. Dobbiamo cercare con tutto noi stessi l'amore di Dio. Ma noi non ci meritiamo niente, vero? Pensate ad una mamma. Magari ci sarà qualcuna qui, una mamma che ha un figlio degenere, un figlio che ne combina di tutti i colori, che non si merita niente, fino al prodigo che ha sperperato tutti i suoi averi, eppure il Padre misericordioso lo ama, non per i suoi meriti. Dio ci ama non per i nostri meriti, sapete. Servono i meriti per poter arrivare in cielo, che servono, sì, la preghiera ne serve tanta, ma questo non ci merita il cielo, sono le grazie della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo che ci ha meritato questo. Vedete da dove parte l'umiltà? È il riconoscimento di questo. Se non diventiamo superbi come Satana, quando a me piace pensare alla rivelazione fatta a Renato a Maria come regina dell'amore, si possono dire tante cose sulla regina dell'amore, ma a mio avviso ciò che ha la consapevolezza più alta a livello teologico del titolo di Maria regina dell'amore è che Maria ama, nessuno al mondo ha amato Dio come lei. Nessuno al mondo. Ecco perché è la regina dell'amore. Amare Dio è il primo comandamento, vero? Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la necessità. No, credere in Dio. Non serve credere in Dio. Bisogna amare Dio. Amare come l'ha amato la Madonna, che l'ha amato di un amore talmente grande, straordinario, un amore che ha dilatato totalmente e completamente il suo cuore. Regina dell'amore, un amore totale e completo per Dio. L'amore non è meritato.
Io non mi merito l'amore, capite? Questo è importantissimo, specialmente per i devoti a Maria Regina dell'Amore. L'amore non è una cosa che si merita. Io non amo una persona perché merita di essere amata. Io amo una persona perché l'amo per se stessa. Maria ha amato Dio di un amore infinito. E quindi noi possiamo chiamarla Regina dell'Amore. E questo modo di intendere, un nuovo modo di intendere l'amore di Dio. I santi sono tutti pazzi, vero? Io sono un degno figlio di San Filippo, quindi sono matto anch'io, ma il problema è proprio questo. Bisogna diventare pazzi d'amore, perché l'amore per Dio è un amore incontrollabile, incommensurabile. Se non riusciamo ad amare in questo modo, sì, siamo in cammino, indubbiamente siamo in cammino verso l'amore di Dio, ma l'amore di Dio noi non ce lo meritiamo. Eppure Dio mi ama di un amore infinito, a tal punto che, come dice Pascal, se una goccia di quel sangue caduto dalla croce ha cambiato, ha salvato anche me. Dobbiamo capire che l'amore è qualcosa che ci coinvolge. Chi vuole dare a Dio il part-time non esiste. Il part-time in Dio non esiste. O ci diamo tutto a Dio o non diamo niente. Facciamo finta. Dobbiamo andare dalla Madonna perché ci insegni questa dimensione. Questa dimensione di totalità per lei e per Dio. A tal punto che Froissart, questo grande letterato, no, diceva addirittura che godeva della sofferenza. Raccontava un episodio interessantissimo di un lutto avuto in giovane età, un lutto di un ragazzo giovane. E pensava, dopo tanto tempo, quando pensava a questo ragazzo, c'era una sofferenza enorme, no? Qualcuno gli ha detto: ma non ci devi pensare più, devi cercare di eliminarlo dalla vita, le cose passano, vedrai che poi piano piano passa. E lui: no, è sbagliato, perché quella sofferenza reiterata mi ricorda che io l'ho veramente amato. Sembra un assurdo, no? Eppure è così. La sofferenza di un amore non corrisposto, pensate, non so se qualcuno ha mai fatto questa esperienza, l'esperienza di una distruzione impressionante. Un amore non corrisposto. Uno ama infinitamente una persona e l'altra in maniera superficiale guarda da un'altra parte. Che roba bruttissima, ingiustizia. Ma Dio non fa così con noi, che ci ama di un amore infinito dal punto da morire sulla croce, e noi come rispondiamo? Capite che in tutto questo, in questa incapacità di risposta, in questa mancanza di amore, c'è di mezzo il nostro tentatore. Capite che ci tenta lì, non ci tenta, chissà cosa pensate voi quando pensa il tentatore, cosa ci fa? Ci fa cadere qua, ci fa cadere là. Ma no, è molto più subdolo. Ci fa cadere dove è la cosa più importante della nostra esistenza, che è l'amore. Sì, vuoi bene a quella persona, ma non esagerare. Ama Dio, sì, ma non essere esagerato. Ma come? Ma capite che questo non è altro che una modalità con cui il demonio continua a tentarci,
cercando di diminuire senza farsi capire, senza farsi vedere, no? Il grande, insomma, per modo di dire, un grande letterato francese che sicuramente non sarà chiamato ad essere un baciapile, diceva che il più grande inganno del demonio è quello di far credere che lui non esista. E quante volte? Proprio qualche giorno fa andavo insieme a dei sacerdoti in un ritiro, e un sacerdote anziano anche, aveva più di 80 anni, diceva: ho preso questo libretto perché è ora di finirla con sti esorcisti. Lui non sapeva che io ero esorcista. È ora di finirla con ste cose perché sono tutte problematiche psicologiche, psichiatriche, e quindi non c'è niente di vero, sarebbe ora di finirla con queste cose. Dico: ma c'è la Chiesa che ha fatto anche un libretto gli esorcismi. Sì, ma sbaglia lì, insomma, meno male che insomma, qualche volta sbaglia. È l'inganno del demonio, ma sì, è lo stesso. E D'Annunzio, questo grande poeta, devo dire la verità, un grande poeta, in un suo testo, Maya, descrive in maniera particolare quello che viene chiamato, per chi ha un po' di dimestichezza con la letteratura italiana, la famosa quadriglia, di D'Annunzio. La voluttà, l'istinto, l'orgoglio, la volontà. Proprio il contrario di quello che deve essere il sacerdote, il contrario di quello che deve essere un cristiano, il contrario di quello che deve essere qualsiasi uomo, in maniera particolare il sacerdote, ma qualsiasi altro. Noi dobbiamo essere attenti ai segnali che continuamente ci vengono dalla Madonna. Pensate ai messaggi, solo i messaggi della Madonna. Non sono segnali evidenti e chiari di ciò che è il Vangelo, di ciò che è il Magistero della Chiesa, eppure noi li passiamo via così. Io non ho visto il film Titanic, ma però ho letto qualcosina, ho leggicchiato di qua e di là, e mi dicevano che quella notte in cui poi è affondato addosso ad un iceberg, erano arrivati dei messaggi: fate attenzione, guardate che vi sono degli iceberg, guardate che... Ma nessuno li ha ascoltati, perché c'era festa quella sera, e tutti erano mezzi ubriachi, e tutti... Guardate ancora per la seconda volta, guardate che, fate attenzione, e nessuno ha dato bado a questi segnali. Per la terza volta ancora segnali dalla capitaneria di porto, eccetera. Nulla. Sappiamo l'epilogo di quello che è accaduto. Eppure noi di segnali ne abbiamo tantissimi. E se siamo qui vuol dire che abbiamo riconosciuto, se non altro, dei segnali. Abbiamo visto che c'è stato qualcosa che ci ha ricordato, perché la Madonna, come una madre, come regina dell'amore, vuole arrivare. È bellissimo pensare, io lo penso così, quando ci sono queste le apparizioni, come dire, una Madonna che soffre nel vedere questi uomini abbandonati, incapaci, e dice: devo andare a salvarli, però devo andare a salvarli, attenzione, mantenendo la loro libertà. Qui c'è una problematica che veramente ci apre davanti a un mondo. Li devo salvare mantenendo la loro libertà, devo dirle le cose, però devo lasciarli liberi. E allora ecco che la Madonna viene e ci dice, attraverso uno strumento semplicissimo, Renato Baron. Io l'ho conosciuto bene. Semplice. Quando parlavi con lui di cose di tutto il mondo, dicevi, insomma. Ma quando parlava di cose di fede, cosa straordinaria. E attraverso questi segni,
La Madonna ci parla, ci dice, fate attenzione, guardate, fate. Eppure, chi li ascolta? Chi li segue? Chi tenta e ritenta di interiorizzarli in modo che quell'amore della regina dell'amore possa entrare in noi per ricominciare ad amare, in modo da diventare fari ed essere capaci di dare quell'amore che Dio ha versato nei nostri cuori attraverso la Madonna? Perché questo amore, ricordiamolo, che l'amore è uno dei frutti, il primo frutto dei doni dello Spirito Santo. Amore, pace, gioia, benevolenza, è avanti. Amore, pace, gioia. Ed è bellissimo Chesterton, questo grandissimo giornalista, letterato, scrittore, che diceva che il segreto di Gesù sulla croce è la gioia. Diceva, com'è possibile che il segreto di Gesù sulla croce è la gioia? È la gioia, perché è la gioia di salvare gli uomini. Il diavolo vuole perdere gli uomini, vuole che noi ci perdiamo. Lo comprendiamo prima o dopo sta storia qui? Che se andiamo avanti così ci perdiamo. Il misericordismo, che è diventato di moda in questi ultimi anni, guardate che ci porta dritti all'inferno, sapete? Abbiamo bisogno di realtà chiare e di dire fondamentalmente che abbiamo bisogno di pregare di più, abbiamo bisogno di sacrificarci di più, abbiamo bisogno di donarci di più, di fare l'esperienza dell'amore di Dio. Allora attingeremo alla sua misericordia. Credere, diceva un altro grande amico, peraltro anche di Chesterton, Lewis, diceva che credere è fondamentalmente sentire Dio che ti ama. E qui guardate che abbiamo un elemento essenziale. Credere che Dio ti ama, perché io non amerò mai Dio finché non avrò l'esperienza che Dio mi ama. E quando Maria ci parla dell'amore di Dio e dell'esperienza dell'amore di Dio, è proprio questo che vuole portarci. Sottrarci dal potere del maligno vuol dire fondamentalmente sottrarci da quello che è il modo con cui noi non amiamo né noi stessi, perché ci perdiamo, né gli altri e nemmeno Dio. È questo l'elemento essenziale del carisma della regina dell'amore. Noi dovremo essere i primi che si amano. Dovremmo essere i primi che testimoniano agli altri quanto noi amiamo Dio. Ma francamente, lo possiamo dire oggi che amiamo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto noi stessi? Lo possiamo dire? Oppure è solo una questione di parole? Guardate che il demonio agisce qui, in questo iato, in questa frattura, si insinua dentro qui e diventiamo incapaci poi di amare. Diventiamo incapaci di dire sì, Signore, ti amo con tutto me stesso. Dobbiamo imparare dalla Madonna, chiederlo, supplicarla. Maria, aiutami ad amare Dio, aiutami ad amare Dio. E da questo scaturisce una novità. Ma volete che nel momento in cui io chiedo una cosa del genere, la Madonna non me la conceda? È la cosa più importante che noi possiamo domandare al Signore, perché da questo deriva tutto gli altri, vero? Derivano tutti i frutti dei doni dello Spirito Santo.
pace, gioia, benevolenza, dominio di sé, eccetera, eccetera. Diventa tutto più facile. E allora diventiamo fari, diventiamo luce di questo mondo, dove c'è bisogno, continuamente c'è bisogno di amore. Se noi diciamo di credere, è perché abbiamo fatto l'esperienza dell'amore di Dio. Il diavolo è proprio l'incapacità di amare, l'incapacità di dire io ti amo con tutto me stesso. Invochiamo allora la misericordia del Signore, doniamogli tutte le grazie che ci sono necessarie per poter arrivare a questo, anche perché, ormai ho finito, grazie, anche perché l'esigenza di questo mondo è solo questa. Allora la lotta contro il demonio diventa una lotta facilissima con la Madonna, perché la forza che deriva da Maria è una forza tale che ci fa diventare come lei. Il calcagno di questa donna schiaccerà la testa del serpente. È questo che dobbiamo fare anche noi. Guardate che la maggior parte delle persone che oggi vivono problematiche diaboliche non sono gli ossessi, sapete? Io ricevo tantissime persone, però mi sono convinto di una cosa, che oggi il demonio lascia stare anche le persone, perché ormai c'è una sorta, non sono parole mie, sono parole del Vescovo di Verona, c'è una sorta di possessione generale. Una sorta di influenza negativa sulle realtà sociali. A tal punto che si fa fatica a discernere, si fa fatica a togliere, perché siamo coinvolti in questo. Quindi c'è veramente bisogno di un'azione nuova, di un'azione completamente rinnovata rispetto a quello di un tempo, dove fondamentalmente le persone avevano determinate problematiche e arrivava l'esorcista di turno, risolveva la situazione. Oggi non è più così, o in qualche caso è così. E quindi di conseguenza veramente noi siamo chiamati, ora uso un termine, permettete che lo usi, ma siamo chiamati a esorcizzare la situazione, la società, esorcizzare la famiglia, esorcizzare i nostri amici, esorcizzare non nel senso di mettersi a fare le preghiere, no questo, ma la nostra presenza ripiena dell'azione dello Spirito Santo crea benedizione, crea grazia, crea bellezza, crea bontà. Con tutte le conseguenze che questo porta, vero? Perché c'è una reazione immediata, è quella empatia nel bene, ma c'è anche l'empatia del male. Quante volte entriamo dentro in una casa, cioè ci sentiamo quasi soffocati, perché sentiamo che c'è qualcosa che non funziona. Oppure entriamo in una casa, oh che bello che è stare qui. Sentiamo questa empatia che non è solo a livello psicologico, ma è a livello spirituale anche. E quindi noi siamo chiamati a vivere questo rapporto profondo con Maria, perché ci porta a Lui, e quindi di conseguenza diventare noi stessi capaci di fare questo. Ripeto, con tutte le conseguenze che questo comporta, perché ci sono delle reazioni, a volte forti, ma se siamo con Lui non dobbiamo aver paura di nulla. Ecco, allora invochiamo e concludo Maria come regina dell'amore. Se è vero che nessuna creatura ha amato Dio come lei, anche noi chiediamo questa grazia particolare in questi vespri dell'Assunzione di Maria Santissima. Chiediamo una grazia che ci aiuti ad amare come lei ha amato, a vivere come lei ha vissuto, in modo da essere veri figli di Maria Santissima, Regina dell'Amore. Sia lodato Gesù Cristo.